Il Tribunale di Vallo della Lucania ha i numeri per sopravvivere ai tagli in corso da parte dello Stato. Ad assicurarlo è il presidente Gaetano De Luca, due giorni dopo l'incontro tenuto a Roma con il vicepresidente del CSM. È proprio per migliorare la funzionalità del servizio giudiziario che è stato proposto al vicepresidente del CSM l'accorpamento degli ex emendamenti di Sapri, Capaccio e Roccadaspide al presidio vallese, per la nascita così del Tribunale del Cilento. I numeri del Tribunale di Vallo comunque non sono quelli che portano ad una soppressione. Beh, perché noi abbiamo circa 2.000 cause civili di iscrizione nuove iscritte ogni anno, e siccome il termine di riferimento per eventuali soppressioni dei tribunali allo Stato è quello delle cosiddette sopravvenienze, cioè delle cause che vengono iscritte nuove ogni anno e non delle pendenze, quindi insomma, comunque il tribunale resterebbe lì dov'è. Però resterebbero i problemi di funzionalità che sono connessi a un tribunale con soli 12 magistrati, compreso il presidente. Nel corso della rassegna stampa, De Luca non si è sottratto a dire la sua sulle questioni in corso per la nomina del presidente del parco, attesa da oltre un anno. D'altronde lui è tra quelli che si è battuto per l'istituzione dell'ente parco. Come non tutti sanno, io sono stato anche ho fatto parte del comitato promotore dell'ente parco per la costituzione dell'ente parco del Cilento e francamente non riesco a comprendere, se non per ovvie ragioni di equilibrio politico, perché si perda tutto questo tempo. Certamente il parco non è però abbandonato a se stesso, perché comunque c'è un direttore che è una persona validissima, c'è uno staff che continua a lavorare. Noi dovremmo immaginare però, a mio avviso, ma è un'opinione come quella di qualsiasi altro cittadino, certo, che si debbano cercare di scegliere persone di spiccato rilievo per la presidenza del parco. Uh-huh. Intendo dire persone che abbiano una visibilità anche a livello nazionale, che abbiano esperienze simili, perché diversamente corriamo il rischio di trasformare il parco in una grande comunità mondana. E per la verità, gli esempi che abbiamo avuto finora per quanto riguarda le nostre comunità mondane non sono tutti quanti commendevoli, almeno per quanto riguarda l'efficacia dell'azione amministrativa. Diciamo, il ministro ha indicato Tommaso Pellegrino. Sì, non lo conosco, non posso esprimere alcun tipo di giudizio, non lo farei in ogni caso. Mi auguro che sia la persona giusta per il posto giusto.